Sto usando Honor Magic 5 Lite ormai da diversi giorni come smartphone principale e più lo uso più mi rendo conto che questo smartphone può andar bene praticamente per il 99% delle persone che utilizzano quotidianamente uno smartphone un po' per tutto, dalle foto ai social, all'intrattenimento, al tenersi in comunicazione ovviamente come un normalissimo telefono con il mondo circostante e è riconoscibilissimo. Ha un suo design, ha un suo stampo proprio grazie a questo modulo fotografico qui sul retro, questo cerchio che lo rende quindi molto molto personalizzato. Questo smartphone ha un pannello molto grande, stondato, angoli edge, quindi un pannello che alla vista appaga veramente gli occhi e un always on display che regalerà delle grandissime soddisfazioni perché è molto personalizzabile, certo non ai livelli di Samsung, però neanche ai livelli di OnePlus, quindi ha una bella personalizzazione, si avvicina molto ai livelli dei top Samsung e riesce a donare dei colori proprio a livello di display come vivacità, come intensità di rosso, di verde, di blu, che sono veramente belli. Appaganti alla vista, riempiono proprio l'occhio e chiunque lo vedrà stenterà a credere che sia uno smartphone che attualmente costa 270-280 euro. Proprio a proposito, lascerò qualche link in descrizione per chi volesse prenderlo magari con qualche promozione in qualche link che lascerò nel box dei commenti e nella descrizione del video. Tutto il sistema è veramente fluido, anche se monta un processore snobbato dalla maggioranza delle persone che si fermano solo al lato prettamente tecnico dei numeri. Snapdragon 695, no, perché non un serie 7, un serie 8 è impensabile in un medio gamma, ma perché non un serie 7? Perché non ce n'era bisogno. Un 695 qui basta ed avanza e grazie al refresh rate molto alto dei 120 Hz che si può impostare sia in modalità dinamica che in modalità costante, cioè fissa, quindi sempre sparato a 120 Hz, cosa che io consiglio perché la fluidità rimane veramente molto molto soddisfacente. Lui non consuma praticamente niente perché la 5100 mAh sommata a questo software che è veramente snello riesce praticamente a non consumare nulla. Il touch è molto preciso e l'ho notato in questi giorni che non mi sbaglia un colpo, cioè io dove magari tirerei un orecchio a Honor è nella posizione del sensore dello sblocco, del sensore delle impronte digitali, perché lo avrei preferito leggermente più alto, il dito mi casca sempre appunto più in alto del sensore. La batteria, dicevamo, è ottimizzata veramente tanto, cioè vediamo che non ci sono picchi all'ingiù, è incredibile. Pensate che la mattina era all'85%, sono le 11 di sera, al 70%, quindi 15% di batteria in un giorno di utilizzo con però solo un'ora di display acceso, ma l'always on costantemente acceso, non programmato, non al tocco, perché si può programmare anche che io tocco il display e l'always on si accende, ma costante, 15% in 12 ore quasi di utilizzo, non quasi, senza il quasi, e l'always on fisso acceso e un'ora di display. Ragazzi, siamo davanti a un battery phone. A chiunque farete vedere il dispositivo, rimarrà a bocca aperta. Primo, il davanti, il frontale, questo pannello edge veramente bellissimo, i colori, la luminosità veramente alta e si vede sotto la luce diretta del sole in una maniera che sinceramente neanche con alcuni top si riesce a avere questa luminosità. Il retro, che anche il retro appunto è stondato e quindi sembra fare tutto corpo unico col display frontale, è veramente bello, iconico grazie a questo anello circolare che fa anche da presa quando lo estraiamo dal pantalone, nel senso che il dito andrà proprio dove c'è l'anello e non andrà a sporcare le fotocamere, perché proprio dove cascherà il nostro dito ci sarà il flash LED e quindi nessun problema neanche per magari graffiare col dito proprio, no, se vogliamo andare nelle paranoie più totali. Tutto è stato disegnato in una maniera veramente bella, è bello da vedere, non c'è niente da fare, è innegabile. Chi vuol disprezzare questo dispositivo perché magari appunto ma a questo prezzo si trovano 778G, ragazzi, a questo prezzo si trova tanta roba in giro, è vero,
Però se abbiamo bisogno di un dispositivo che abbia una batteria decente, qui non stiamo parlando di batteria decente, stiamo parlando di una batteria impossibile da scaricare, dove veramente ci facciamo 2 giorni pieni, essendo magari anche assidui giocatori, non ci sono veramente problemi se vogliamo anche un dispositivo bello, perché qui stiamo parlando di un dispositivo che assomiglia a un top di gamma. L'unica nota dolente nel reparto foto e video è che le foto sono veramente belle, scatta veramente bene quando ci sono le condizioni di luce buone, i video sono veramente belli, anche qui i colori sono veramente corretti, e il fatto che manca il 60 fps a 1080p, quindi sembrerà col 30 fps. Sembrerà leggermente scattoso. Ora in video magari rende l'idea in maniera anche un po' sfalsata, dal vivo è un pochino più fluido con l'occhio che appunto non una fotocamera che va a registrare un altro video, ecco, per intenderci. Però se andiamo a guardare poi il video e lo mettiamo in paragone a un 60 fps, e beh, lì non c'è niente da fare, il 30 fps è una limitazione. Le foto sono veramente belle, se ci sono le condizioni di luce buone, le foto rendano veramente tanto. La macro, la super macro, la lente super macro la definirei completamente inutile, perché se ci scattate poi zoomate, insomma, non sa veramente di nulla. È un dispositivo che dove io mi sto trovando veramente veramente bene, ma ho avuto un problema. Vi faccio vedere nella prossima immagine che il display ha cominciato in alto a destra a darmi queste linee verdi, così dal niente, dall'oggi al domani, senza nessun preavviso, cioè senza un motivo. Sono andato in assistenza Honor e come andrà a finire? Beh, non lo so nemmeno io. Se vi interessa sapere come va a finire, seguitemi, perché il prossimo video, dove ci saranno approfondimenti anche sul reparto fotocamere, beh, spiegherò il tutto. Ciao, al prossimo video.